Il testimone si passa per linee diritte, quindi che significa? Significa che io faccio così, lo tengo sempre ben alto. Oh, non devo fare questo movimento qui di rotazione, ma lo devo fare andare diritto così. Perché se faccio così arrivo in un punto preciso sulla mano, quindi invece io lo devo mettere parallelo al palmo della mano, perché ci deve essere più superficie per prendere il testimone. È chiaro? Quindi adesso rifate ancora un giro, dovete essere più precisi. Intanto uno sta da un lato della corsia e l'altro sta dall'altro. Cioè i due staffettisti corrono su due linee completamente diverse. Non vi dovete sovrapporre, ve l'ho detto anche prima. Quindi vi do questo riferimento. Se io sto qui, chi riceve davanti a me si mette lì. Mettiti un attimo. Ok? Quindi noi dobbiamo avere due linee di progressione diverse. Questa è la mia e questa è la sua. Hop! Ok? Posto? Poi chi prende il testimone lo porta avanti, ho visto che chi lo ridà così, non si fa così, perché fondamentalmente voi dovete abituare i ragazzi a fare tutti i movimenti della staffetta senza modificare niente del fatto che si sta correndo, perché adesso voi lo fate a bassa velocità, ma quando si fa il cambio, si va ad alta velocità, non ci si può girare, se no si va sbandando, si sbatte, si crea un problema. D'accordo? Allora, forza! Riproviamo!